Dimmi tu. A Sanremo 2020 c'è Dodi, uno storico volto dei Pooh. Dodi a Sanremo per? Dodi a Sanremo non per cantare, non per suonare, né tantomeno per una nuova reunion dei Pooh, ma in quanto portavoce di Nuovi Maie, che è un istituto che ha come mission la riscossione e la corrispondenza di quello che sono i diritti per quanto riguarda interpreti ed esecutori, sia musicali che per quanto riguarda l'ambiente delle fiction, degli attori, dei doppiatori, per cui audiovisivi, come si dice. E per il quarto anno consecutivo abbiamo deciso di istituire innanzitutto un premio in nome di Enzo Iannacci, il grande compianto interprete, e abbiamo deciso di istituire questo premio e di darlo ogni anno a quello che è l'artista giovane più promettente. L'anno scorso è stato Mahmood, 2 anni fa è stato Mirko il Cane, ancora prima è stato Maldestro, per cui tutti artisti, in maniera particolare poi Mahmood, che sta avendo un successo internazionale. Ecco, a questo proposito io spero che il premio che abbiamo dato quest'anno a Tecla in Soglia sia ben augurante, esattamente come lo è stato l'anno scorso il premio che abbiamo dato a Mahmood. Volesse il cielo, la musica italiana andrebbe in giro per il mondo. Il Festival di Sanremo non è più il tempio dove vince la canzone melodica come lo è stato Uomini Soli, si è spostata l'asticella, no, del gusto del pubblico. Secondo lei è cambiato il Festival di Sanremo in sé o l'Italia che guarda Sanremo? Ma sai, Sanremo o non Sanremo, io credo che la musica, anche quella che sentiamo in radio, indipendentemente da quello che va da Sanremo, è cambiata, perché la musica parte dal popolo, dalla gente, non è più fatta dai grandi compositori come Beethoven per il magnate che gli commissionava le opere, no? Parte dalla strada e spesso ritorna ai fruitori, che sono il popolo, no? Per cui voglio dire, se questa musica ha dei connotati meno canonici, meno tradizionali, e la maniera di vita degli italiani medi è cambiata in una maniera diversa e assomiglia molto di più al sistema americano piuttosto che internazionale, beh, la musica accompagna questa maniera di vita e la segue, l'accompagna, l'indirizza. È come quando noi sentivamo i brani arrivare dall'Inghilterra e capivamo, anche se non capivamo quello che si diceva in una canzone, il messaggio arrivava ugualmente, di libertà, di voglia di cambiamento. Grazie mille. Grazie mille.